Ciao di nuovo, siamo sempre qui alla Romana, puntata 2. Avanti qui abbiamo sempre la stessa cordigliera, però oggi voglio fare un altro tipo di parte del monte che è proprio davanti a me. Tutto a posto, il coso è acceso, i link sono qua per raggiungere i miei social network e si parte con la registrazione. Si parte con il volo, il drone è già acceso, schermata principale tutta a posto, qui che dice mobile device version to hold, ho detto no, mobile device version to hold, che vecchio, vabbè, ha detto una cosa strana, vabbè, comunque, partiamo con la registrazione, non registro stavolta lo schermo perché mi si rallenta tutto il sistema. Ci sono già i satelliti, anche se non sono molti, sono 9. E partiamo subito. Vai! Andiamo avanti. Giriamo qui. Tiriamo giù la telecamera, eccoci qua, e partiamo come sempre in modalità saluto. Ciao! Eccolo qua, che si sta allontanando, inquadrandoci. Qui c'è anche mia moglie seduta. Siamo già a 70-80 metri d'altezza. 100, perfetto. E ora con la modalità schermo virtuale procediamo a raggiungere la cordigliera. Ecco, tutto pronto. E cominciamo a allinearsi verso la destinazione da raggiungere. Eccola qua, stavolta andiamo in un altro punto che è sempre vicino, però ecco, sempre comunque bello da vedere. Credo che anche qui si raggiungeranno le distanze di 2 chilometri passati, Lo alziamo, lo alziamo abbastanza. Siamo già a 250 metri e lì lo lasciamo per ora. Come vedete, la distanza siamo già a 650. Credo che siamo a metà height wind. Ecco, qui mi sta dicendo che c'è il vento abbastanza forte. E questo può essere in rosso, tra l'altro. Quindi può essere che... Quindi andiamo in una cosa un po' più vicina. Sempre ammesso che ci si possa arrivare, anche perché domani ha dato il vento abbastanza forte, non proprio forte, ma insomma un vento che non si può volare, invece oggi sempre tranquillo abbastanza. Si vedono tutti i sentieri, vedete questo è un, qui c'è molto bosco, ma a differenza di tante altre parti spagnole bosco non si vedono quasi mai, queste sono abbastanza eccezioni, diciamo, siamo già a 1200 metri, che significa già una bella distanza, A differenza dell'altro punto, qui non sta andando via il segnale, ma presumo che fra poco riuscirà anche qui a fare problemi. Lo sto alzando verso questa roccia, che è abbastanza bella.
tirando la telecamera in basso più possibile. Ecco, qui è più, diciamo, vicino, perché l'altro distava un chilometro e 9, qui credo siamo su 1600, ecco, sempre su 400 metri, ecco, ora sta un po' il segnale andando e venendo, andando e venendo, ecco, veramente qui il segnale va e viene, è una cosa incredibile, A volte anche stare in linea retta non è detto che sia giusto e chiaro. Ora mi abbasso un'ideina, volevo riprendere questa piccola roccia qua. Siamo già al 74% di batteria. Diciamo che facciamo una ripresa rotatoria, che sono poi quelle più belle, no? Senza andare a sbattere, cercando, no? Di non sbattere lateralmente. I satelliti sono comunque buoni, 13, non so, pochi, 14. Ora voglio fare una specie di volo raso parete, diciamo. Ecco. Raso parete è bello, come ripresa. Abbastanza raso alberi, raso parete. Ecco, bisogna stare molto attenti in questo tipo di riprese, perché vedo i sensori che si accendono continuamente. Questo significa che siamo vicini all'ostacolo. Questa è molto bella, tutta la parete scandita in maniera laterale, nella parte laterale, no? Un po' rischiosa, assai. Ecco, bella, non sa bene. Qui risiamo con tutto il resto. Siamo già a 65% di batteria. È impressionante quanto possa consumare con il vento in determinate condizioni. Ostacoli metri, non è possibile. Vabbè, comunque ci sono delle cose a volte che non si capiscono. Viene voglia di disattivare tutto come fa Mario Dusse, che lui disattiva tutti i sensori. Capisco il perché. Capisco il perché. Capisco.
capisco veramente perché. Ora che magari siamo vicini, quindi non percepisce l'ostacolo, no? Incredibile. A volte veramente come con tanti altri piloti, a volte succedono delle cose che non hanno spiegazioni. È vero, è proprio vero. Mi piace questo volo raso suolo, raso cime alberi. Veramente bellino. Sì. Il vento ora non lo indica. Quindi può essere che le raffiche sono in maniera saltuaria, no? Ora effettivamente ha perso il segnale. No. Avevamo perso per qualche attimo il segnale, eh? Ma niente di particolare, eh? Niente di particolare, siamo a 280 metri. Anche ora ha perso il segnale, ma non si capisce il perché. No signal. Abbiamo ripreso il segnale. Ecco, ora ha ridato il segnale di vento alto. Vento alto. Non è una buona zona, non credo che ritornerò qua. Per le vedute sicuramente è bello, ma non per l'operatività, eh. No, lascia molto a desiderare, insomma. Ho notato che quando venivo avevo visto un traliccio elettrico, può essere che anche quello influisce, anzi, sicuramente influisce in maniera incisiva, eh. Ora siamo a 1 chilometro e praticamente siamo quasi alla base. Sta continuamente perdendo segnale. Comunque sono gli occhiali che perdono il segnale, sono molto più meno sensibili rispetto al radiocomando. Ora io chiaramente sempre provo ad andare in maniera laterale, dato che il sole è alle spalle del drone, quindi le riprese vengono molto meglio. Sento il rumore del drone perché praticamente mi sta passando a 270 metri. Ecco, voglio vedere un attimo alle spalle di dove sono io. Si capisce perché dà tutto questo problema di. Io faccio una cosa, purtroppo ora voglio disabilitare tutti i sensori di. Ecco, che tanto in alto così problemi non ce ne sono.
e quindi non sentiamo più il fastidio. Ecco, perfetto. Andiamo un po' in questa zona, diamo un'occhiata di... Voglio vedere, qua ho visto da lontano, vedo, non so se è una cava, ma credo proprio di sì. Sicuramente sì, sì. È una cava in disuso. Sì. Una cava in disuso. E quella lì, tra l'altro, è la strada principale, quella sta qui in basso. Sì, proprio questa. Quella è una cava in disuso, sì, sì. Perfetto. E purtroppo questa, siccome la conosco molto bene, il vento qui c'è particolarmente, non dico tutti i giorni, però poco ci manca. Sì, questa è una cava. Va bene, ritorniamo alla base. E niente, torniamo alla base. E nel frattempo abbassiamo. Sono battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Dice che non c'è sufficiente batteria, ma sento già il drone. Rimettiamo la modalità normale. Low battery warning. Ci siamo quasi. Eccolo che arriva. Questi li do a mia moglie. Eccolo qua. Ci avviciniamo al drone. Ci avviciniamo al drone. Eccolo qua. Drone acchiappato. Allora, chiudiamo questo video dicendo che ci sono state alcune anomalie che onestamente non capivo, quali sensori di prossimità, tra l'altro era 300 metri e mi dava che c'erano degli ostacoli a 40 metri, a 15 metri. Questa non la capisco, poi vedrò un attimo guardando insomma le cose come stanno. Grazie di tutto e niente, il prossimo video, come sempre, stesso giorno, stesso video e... Ciao!